Molto dipenderà dai tempi del cantiere, ma intanto un primo accordo fra la TUA e il Comune di Pescara ci sarebbe e prevederebbe la realizzazione di circa 400 posti auto sui 900 metri di strada parco che vanno verso sud dall'Enaiadi fino a Via Cadorna, nel tratto liberato dai lavori in atto. Se saranno a pagamento gratuiti, sarà da stabilire negli ulteriori incontri che si terranno nei prossimi giorni, come spiegato da Benedetto Gasbarro, amministratore della Pescara Multiservice. È stato dichiarato proprio dall'assessore che il cantiere della TUA per una parte della strada parco consentirà di usufruire di ulteriori posti auto. Stiamo parlando del tratto che va dall'Enaiadi per 900 metri a sud, sicuramente un'altra bella fetta di parcheggi che l'amministrazione comunale riserverà agli utenti, a coloro che andranno al mare nella città di Pescara. Siamo in attesa di ricevere una convocazione per delle riunioni, ci stiamo aggiornando di minuto in minuto perché i temi sul tavolo sono diversi, partendo ecco da mettere a punto quella che può essere la zona della strada parco da destinare ai parcheggi e con quale modalità. Allo studio anche la possibilità di avviare un servizio di bus navetta per il mare con mezzi messi a disposizione dalla TUA in partenza dall'area di Risulta verso la Riviera Nord e dallo stadio Adriatico Cornacchia verso il lungomare Sud. Anche per quanto riguarda il bus navetta che l'amministrazione comunale pensa di introdurre dall'ultima settimana di giugno, siamo lì a definire insieme ai tecnici comunali, alla stessa amministrazione comunale, quelli che sono i dettagli tecnici. Certamente l'avvio di questa stagione balneare, un po' in anticipo, adesso ci ha fatto riscontrare quelle che potevano essere delle piccole criticità che ovviamente per un intervento così impattante come quello della Riviera a pagamento, adesso stiamo cercando di mettere a punto quegli accorgimenti per una maggiore fruizione da parte degli utenti in maniera tranquilla. Parcheggi sulla strada parco e bus navetta saranno gratis o a pagamento? Questo è un tema di cui si sta affrontando in queste ore perché, come ha dichiarato anche l'assessore, c'è la possibilità di riservare gratuitamente questi posti, però siamo ancora nella fase embrionale di questo provvedimento. Un bilancio di questi primi giorni di parcheggi a pagamento sul lungomare, come sta andando? Che numeri avete? Sì, i numeri sono molto molto incoraggianti perché la stagione balneare veramente quest'anno è iniziata con largo anticipo e quindi abbiamo riscontrato un grande successo sia a nord sia a sud, soprattutto nei fine settimana e nel giorno festivo del 2 di giugno e quindi di conseguenza noi come società siamo pronti a recepire quelle che saranno le indicazioni dell'amministrazione comunale, ci stiamo mettendo al servizio della città.